Ottobre 1961. L'Unione Sovietica si prepara a dimostrare la propria superiorità nella corsa agli armamenti nucleari. È il culmine della Guerra Fredda. La tensione con gli Stati Uniti è altissima. In segreto, gli scienziati sovietici stanno ultimando il progetto di un ordigno mai visto prima. La bomba Tsar, nome ufficiale RDS-220, viene progettata presso l'Istituto di Ricerca Nucleare Arzamas 16 sotto la guida del fisico Andrei Sakharov. L'obiettivo iniziale era costruire una bomba da 100 megatoni. Ma per evitare ricadute radioattive incontrollabili, la potenza viene ridotta alla metà, 50 megatoni. Per confronto, l'esplosione di Hiroshima aveva una potenza stimata in 15 kilotoni. La bomba Tsar sarebbe stata oltre 3.000 volte più potente. L'ordigno è lungo più di 8 metri, pesa circa 27 tonnellate e richiede un bombardiere modificato, il Tupolev Tu-95V, per essere trasportato. A causa delle dimensioni, viene rimosso il portellone del velivolo. L'equipaggio sa che ha solo il 50% di possibilità di sopravvivere alla missione. Il luogo scelto per il test è l'arcipelago di Novaya Zemlya, nell'Artico russo, usato dall'Unione Sovietica come sito nucleare dal 1954. L'area è completamente disabitata. Il test viene condotto nell'area della baia di Mityushchika, su un'isola remota. Alle ore 11:32 del 30 ottobre 1961, la bomba Tsar viene sganciata da un'altezza di 10.500 metri. L'esplosione avviene a circa 4.000 metri dal suolo. La luce dell'esplosione viene vista a più di 1.000 chilometri di distanza. L'onda d'urto infrange vetri a oltre 900 chilometri. Il fungo atomico raggiunge i 60 chilometri di altezza. L'energia sviluppata è pari a circa 50 megatoni, il test nucleare più potente mai effettuato nella storia dell'umanità. L'isola sotto la bomba viene completamente vaporizzata. Il terreno circostante viene fuso. La bomba avrebbe potuto causare una distruzione totale in un raggio di oltre 30 chilometri se fosse esplosa a livello del suolo. A causa dell'altitudine e del disegno dell'ordigno, che includeva un tampone di piombo al posto dell'uranio, la ricaduta radioattiva fu sorprendentemente limitata rispetto ad altri test. La bomba Tsar fu un chiaro messaggio geopolitico: dimostrare al mondo la capacità distruttiva sovietica. Tuttavia, l'uso pratico dell'ordigno era nullo. La sua grandezza lo rendeva inutilizzabile come arma strategica. Anche Nikita Khrushchev, all'epoca leader dell'Unione Sovietica, ammise che l'esplosione fu più un gesto teatrale che una reale opzione militare. Per decenni, gran parte delle informazioni sulla bomba Tsar rimasero segrete. Solo negli anni 2000 furono declassificate immagini e documenti ufficiali. Oggi il luogo dell'esplosione rimane inaccessibile al pubblico e militarmente sorvegliato. Novaya Zemlya continua a essere un simbolo del potenziale distruttivo umano e un avvertimento eterno su quanto vicini siamo stati all'autodistruzione. Ma Novaya Zemlya non è l'unico luogo marchiato dal nucleare. Nel prossimo episodio esploreremo Bikini Atoll, nel Pacifico, dove gli Stati Uniti trasformarono un paradiso tropicale in un inferno invisibile. Se vuoi continuare questo viaggio nei luoghi oscuri della storia, scoprire altri luoghi, censurati, abbandonati o dimenticati, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie e alla prossima esplorazione.